Che strani livelli comunque, veramente. Oddio, lui non è quello. Axiom Ross. Abbiamo la stella. No, non sono loro. Siamo i più forti. Vabbè, giallo. Dai, ne manca uno, Power Ranger. Oh, attenzione! Dov'è il blu? Dov'è il blu? No! Avete soppresso il blu! Aspetta, quanti erano i Power Ranger? 6? Rosa, giallo, verde. Allora, rosso, rosa, giallo, verde, blu e nero. Erano 6? Non mi ricordo più i Power Ranger quanti erano. 5 no. E il blu c'era. Forse era il nero che era quello, era particolare, che non appariva mai o era uno speciale. E il rosso, guarda che roba, è il più brutto paio di baffi che io abbia mai visto. Ma io ti schianto le ossa che non c'hai. Che schifo. Quel tipo è più brutto persino di quel tontolone di Mario. Ma quello è Mario, scemo. Ascoltate, dobbiamo portare subito il fragmento stellare a Massimo. Meridio? No, non c'entra niente. Ci occuperemo di Mario dopo. Oh, ha detto scemo comunque, eh. Io non vorrei dirgli. Non vorrei dire niente, ma ha detto scemo. Mi sento offeso. Senti lì? E Rosso, stacci attento. Si è proprio imbranato. Ah, l'ha fatta cadere. Ma senti che remixino. Guarda che vi disintegro. Non credo sia una gara di velocità, ma non c'è neanche niente da fare. Cioè, se ci fossero dei blocchi invisibili, Peach me lo direbbe. Ma non ce ne sono, purtroppo. Dico purtroppo perché mi servono dei blocchi invisibili da finire. Vai. Dov'è Massimo? Arriverà. Ne sei sicuro? Calma, ragazzi. Ma Mario è qui. Troppo tardi. Dov'è Massimo? Chiudi il becco. Banda degli Axiom, finalmente. Oh, what the f. Noi combattiamo per il male. Sì, lo so cosa fate. Viviamo per lo scompiglio. A noi piace quel che facciamo. Noi lottiamo per il caos. Noi siamo la banda degli Axiom, tutti insieme, vai. Questo frammento stellare infonde speranza alle persone. Dobbiamo distruggerlo. Ma che cacchio siete il Team Rocket? Ma va a cagare, va. Ma poi non mi hanno fatto nemmeno curare. Ah no, mi hanno curato. No, curare mi hanno curato. Posso colpire quel robot dietro, il robottone? No. E io ho paura ad ammazzarli, però. Ascolta un attimo. Facciamo un difenditi. Non so che attacchi fai, scusa, eh. Recupero. Ok. Allora, iniziamo a leggerli piano piano. Inizio dal nero perché è quello che mi ha insultato prima. Non per altri motivi. È capitato lui, raga. Mi dispiace per lui. Axel Mosso ha sbagliato posa. Che si fa? Lo picchiate? Che cacchio ne so. Allora, te inizia tranquillamente a curare e mantienimi in vita. Adesso gli tiro tante di quelle sberle. Ma cos'è che era debole? Ma chi se ne frega? Un pugno. No, quello era un pugno d'assaggio, comunque Mario. Devi farlo migliore. Allora, lui fa un coso un po' più lungo. Ok, va bene. Non è un problema. Rosso. Ma è Massimo quello lì dietro? 800, ha più vita? Ma
Certo che comunque potrei in un qualche modo rivedere a che cosa sono deboli una volta che li ho presi. Cioè, ci sarebbe tipo un menu. Quando lo vai a selezionare il nemico, vedi il menu qua e vedi a cosa è debole in alto a destra. Toh, piglia questo. Quasi. Ma no, più che altro dobbiamo sfoltire. Allora, ok, la rosa deve morire. La rosa deve sparire da qua. È la curatrice, quindi mi rompe le palle. Fuoco, paura e veleno. Va bene, adesso la brucio. La brucio completamente. Curami sempre lui. Va benissimo, non mi interessa. Super pala di fuoco. Sì, 74 e basta? Non so che mossa era quella. 74 e basta, raga, è poco. Oh. Chi è che non ho letto? Il giallo e il verde mancano? Non mi ricordo più. Che lui è debole al salto, 600 di vita e meno di quell'altro. Boh, picchialo. È tozzo, quindi è resistente, capito? Ok. Continua su di lei. Cioè, il fatto è che voglio entrare con Bowser io. Ok, va bene, non è un problema. Peach è diventato un muro di cemento armato. Non la scalfisce più nessuno. Ok, boh. E li abbiamo tutti. Quello volendo è arrivato anche al 100%. A sto punto me lo tengo e faccio un attacco grosso. Non devo curare, in realtà sì. Facciamo così. Beh, che poi no, aspetta. Facciamo così. Gas velenoso su tutti. Così iniziamo a fare un pochettino. Sul giallo è inefficace, non l'avevo vista. Bello quell'attacco. Bravo. Ti ho attaccato 62 volte. Stai calmo, eh. Stai calmo. Con Mario facciamo l'attacco. Facciamo l'attacco con questo qua grosso. E poi vado a infondere terrore. Ma non è morto nessuno? Ehi, rosso! Che c'è? Mi si sono rotti gli occhiali. Ben ti sta. Godo. Ehi, rosso! Ho mal di testa. È proprio fuori forma. Ehi, rosso! Mi sta colando il trucco. Devi cambiare marca. Forza Plus, attenzione. Il giallo lo vedo aggressivissimo. Facciamo una cosa. Niveone. Ah, sono rimasti loro due. Ah, cos'era debole il giallo che non mi ricordo? Faccio pioggia di PV. Perché recupero un pochettino. Poi con Bowser. Era debole al salto il giallo. Fammi tornare Peach. Era debole al salto se non sbaglio. Io vado così. Fakers. Non mi ricordo cos'altro. Non so che mossa era quella. Vabbè, fa lo stesso. Toh. Okay, il rosso forse è morto, eh. Mi gira la testa. Il rosso è morto. Manchi solo te, amico mio. Toh. Anche se non gli facciamo niente. Boia. Ci ha dato, eh. Ok, finita. Basta, adesso ho fame. Eh? Facciamo la finita. Oh, si è attivato il robot dietro. Formazione all'attacco.
Raga, ma sono i Power Ranger. Ma sono i Power Ranger. Fammelo leggere. Ah, c'è solo lui? Debole elettro? Devo tenere in vita Mallow. Perché mi sono sempre all'ultimo minuto? Allora, amica mia. Portami in vita il Voglioncello. Forse potevo usare quell'altro. Raggio caricato. Raggio fatale. Ok. Boia. Immagino. Eh no, invece fa. Un pochettino fa. Lampo Blitz. Teniamo in mente quanti punti abbiamo. Buono così. Ma non gli ho fatto niente. Ma gli ho fatto un cacchio. Vai. Ho sbagliato il tempismo, fa lo stesso. C'ha un turno di ricarica tipo iperraggio? Ho capito. Continua, continua, vai, non ti preoccupare. Lampo Blitz di nuovo. Qualcosina. Quanti PS aveva che non l'ho visto, non mi ricordo. Puoi farli. Non c'era scritto che era efficace, però silenzio, vero? Lo riesci a fare? Sonnolina? Andiamo con gli oggetti un attimo. Toh. Faccio 40 PF e questo turno. Il turno dopo vedo come siamo messi. Perché lui fa quello. Non posso parare. Cioè, ma il fatto è che finché mi fa un attacco così a me va bene, non è il problema. Il problema è quando te ne fanno 62 alla volta. È sceso, non è possibile, noi siamo invincibili. Siamo alla banda degli Axiom, questo non può succedere. Ho vinto. L'ho smontato. Eh sì, ho vinto, vabbè, ok. Per 17 punti esperienza. Cioè, prima ne ho presi 33 ammazzando un sasso. E niente. Ma facciamo parte della fabbri della Fabbra, della banda di Fabbro Magno, o non c'entrano nulla con lui? Chiedo. No, perché, cioè, appunto, è da un po' che non vediamo Fabbro Magno, la banda, eccetera. Non vorrei che li avessimo uccisi tutti e che rimanesse solo lui, perché tipo Valentina non è di Fabbro Magno, era un nemico così a caso. No? Credo. È tratta sempre in salina. Dove sarà l'ultimo? Bella domanda. Dobbiamo tornare a Nimbus per saperlo. Ma chi me lo dovrebbe spiegare? Il re? Forse il re? Uè, fratem! Dimmi un po'. Mamma, papà! Sei riuscito a trovare la stella, caro? Sì. La banda degli Axiom ce l'aveva rubata, ma poi ce la siamo ripresa. Li abbiamo sfracassati di botte! Gli ho spaccato la testa! Ma figliolo! Fantastico, ora la strada stellare, o come si chiama, se può essere riparata, no? Mi sa di no. Mi manca ancora un frammento da quanto vedo. L'ultimo frammento. Un momento, l'ultimo posto dove resta a cercare è il castello di Bowser. Sì, lo so, ma non c'è modo di entrare. Credimi, ci abbiamo provato, ma. Eh già, persino Mario non può saltare così lontano. Beh, allora vi lascerò usare. Esatto, caro. Mia moglie, cosa? Dovreste usare il bus reale. Sì, ma l'ho aggiunto per te il momento di prendere il bus. Pensa un po', per salvare il mondo ci lasciano usare l'autobus, incredibile. Vedi, quando avevo la tua età. Sicuri che posso? Certo, caro. Direi ai meccanici di metterlo a punto per quando partirete. Devi soltanto aiutare a Mario e gli altri a trovare l'ultimo frammento. Certo, mamma.
Forza Mare andiamo. Ma il padre è stato snobbato così. Sbrigatevi a riparare la scia, la via stellata. No, vabbè. Boh, va bene, grazie, grazie, frate. Ho appena visto una persona fungo, la toglio dalla locanda. Ok, fammi vedere. Perché aveva detto, parla con lei ogni tanto per vedere chi c'è come ospite. Chi è questo? Non riesco a trovare il casino, sono stanco morto, ho camminato tutto il giorno. Ma non de plan. Ok. Vieni al casino clown pallino. Arrivarci è facilissimo, bastano tre salti e una carta premium. Spiacenti, ma i catenacci non sono ammessi. Tre salti e una carta premium, niente catenacci, che vuol dire? Boh. Allora, niente catenacci, suppongo l'equipaggiamento di Bowser. Un guanto da lancio, poverino. Voglio provare a prendere sto robo. Tre salti e una carta premium. Dove la prendo la carta premium? Aspetta, io c'ho delle carte. Carta contralto. La linea dei soci del bar Lago Girino. Non c'entra un cacchio. Carta premium chi me la dà? Io sono passato per ogni negozio. Canzone dei minatori di Talpone, Middle Sol Do Re La Si Do. Minatori di Talpone è nuova. Fermi. Ok, dovrebbe essere questa. Eccola qua. Questa è la melodia che cercavo, grazie per l'ispirazione. Ma è nuova questa, no? Ti prego di accettare questa come segno della mia gratitudine. Carta tenore. Se mai avrò bisogno di un nuovo aiuto, le mie opere verrò qui a cercarti. Addio. Carta tenore. Cos'è che mi serviva? Ma è la carta premium. Ok. Ok, però è nuova. Allora, aspetta un attimo. Io devo andare a rivedere un attimo quella cosa del. La cosa che c'ha la stella marina. La stella marina c'ha quella canzone. Perché non me la prende mai, mannaggia. Te mi dici qualcos'altro? La musica su cui danza la stella di Mostroburgo. To, to. Sì, no, è questa. Brutto bastardo. È tornato il tizio? Non me ne frega un cacchio. Devo andare a picchiare la stella. To. Tan 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 tan. È questa. Allora, stavolta non c'avevo le note, ma c'avevo lo screenshot. Cioè, ho fatto la foto al robo. Ma io l'ho fatta, è identica a quella che avevo fatto l'altra volta. Perché? Perché adesso c'è? Forse perché non era il suo turno? Devo fare prima quell'altra Italponia? Questa è la melodia che cercavo. Ti prego di accettare questa canzone della mia gratitudine. Carta soprano. Non mi serve! Ho quasi finito la mia canzone. Devo ammettere che il tuo contributo è stato fondamentale. Una collaborazione di successo, entrambi meritiamo il giusto credito. Ora devi pensare a una frase finale per chiudere maggiustamente il pezzo. Dai libero sfogo alla tua ispirazione e mostrami cosa sai fare. In che senso? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa sto facendo? Ok, siamo pronti. Questa è la nostra canzone. Quello di finale era il mio pezzo. Ta 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 ta.
Certo, che ne dici? Sciamo stare. Io non ho capito niente. Devo fare qualcos'altro? Ma poi perché sono qua? Facendo la tua composizione non è niente male. Prego. Ma non era le carte che volevo, mi serviva la carta premium. Non so dove devo andare adesso, cosa mi manca? Cioè la carta premium. Cioè l'unica cosa che mi viene in mente sono i blocchi nascosti, da trovarli tutti. E cos'altro mi manca? I record li ho fatti. O appunto i blocchi nascosti o è più avanti? Magari più avanti nel gioco? Bisognerebbe tornare da Bowser. Il problema è che io ho paura di andare nel castello di Bowser perché ho paura che da lì non torniamo più indietro. Ok, allora voglio prendere questo prima di andare un attimino avanti. E per farlo, praticamente devo saltare in testa a lui. Come faccio a saltare in testa? Ah! Aspetta. Ok. Rana Cola. Sì, era una cosa che non ci avevo pensato. Poi però effettivamente ha senso. Ha molto senso. E vabbè. Era una cosa che volevo prendere. Gli altri che mi mancano? E non so dove sono, ma in realtà potrebbero essere avanti. Io sto dando per scontato che la cosa di Bowser sia l'ultima, ma vedendo anche quello che ci manca, potrebbe non esserlo. Porco cane. Allora, c'era sta roba dei biscotti che mi intrigava. Solo che in realtà pensavo che per farmare i biscotti bisognasse fare le gare, e in realtà basta venire da lui. E ti dice: oh, non hai biscotti? Ecco, se ne do tre. Ti dà tre biscotti, li depositi o glieli dai a lui. Ho tanta voglia di biscotti. Ah, adesso è proprio lui che vuoi dargliene un po'? Sì. Gliene date sempre tre, così non avete. Ok. E? Cioè, vedete, tipo una roba del genere. Ma non ho capito che cosa devo fare con questo coso. Cioè è diventato enorme. Raga, allora, sta roba della corsa è una cagata pazzesca. La musica non dovete ascoltarla. Se ascoltate la musica avete perso. Avete perso? Ti trovi i biscotti che non puoi perdere per la precisione 5, non ti preoccupare, non mangio nulla. Sì, vabbè, ho scommesso 10, il premio era tipo 2,5. Cioè era per 2,5, quindi ho vinto 25, ma veramente non ascoltate la musica, raga. Perché se sentite la musica è finita. E allora, quello là me ne tiene 5. Io non so quanti dargli a lui. Li vuoi tutti? Sono pieno ora, non potrò mangiare per settimane. Ha cagato un uovo. Una moneta rana. Cioè, sto qua si è mangiato 20 biscotti Yoshi per cagarmi un uovo. Cioè, scusa, per prendermi una moneta rana. Davvero? Ma serve a qualcosa sto coso? Per chiedere, perché cioè, ho capito bene o male il trucco delle corse qua. E non è difficile. Però cioè, il fatto è, mi serve qualcosa? Perché non ci ho sbatti. Cioè, proprio di fare queste corse qua così mi viene male. Sei tu Mario? Ok, no, sto girando un pochettino a caso. Io tanto non sto facendo niente di che, insomma. Ascolta, io non so cosa fare con te. Vorrei aumentarsi la difesa. Quale? Andiamo un po' di questo, dai. Ormai facciamo tutto a caso, così come viene, viene. Ma no, più che altro sono qua, perché stavo tornando a casa.
Ah, no, niente. Ci ho provato. Stavo provando a vedere dove cacchio trovare quei cacchi di blocchi nascosti che mi mancano. Uno l'abbiamo preso là sotto, ma dove cacchio sono gli altri non lo so. Quindi penso che andremo avanti. Mi sono stufato di cercare. Se non sono neanche avanti, amen. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente appunto è che siano da Bowser. Però non so, cioè non so appunto dove cacchio dobbiamo arrivare.